Chiederei adesso al dottor Maurizio Emanuele Pizzicaroli e al dottor Giuliano Quattrone, che sono le persone che per conto di INPS e per conto di INPDAP hanno collaborato fortemente con noi dal punto di vista del finanziamento di tutti questi corsi, per gran parte rivolti alla pubblica amministrazione, ma non solo. Emanuele Pizzicaroli, prego. Sì, buongiorno a tutti. Io devo dire che dal punto di vista personale, essendo direttore regionale di INPDAP, dell'ex INPDAP dal 2009, ormai è diventato un piacevole appuntamento la partecipazione a questo convegno organizzato in occasione della consegna degli attestati di partecipazione dei corsi legati al Master MAPA. Noi peraltro come INPDAP siamo partner della LIUC di itinerari previdenziali in questo progetto perché, come forse voi sapete, noi finanziamo un certo numero di borse di studio nell'ambito delle nostre attività sociali. Noi abbiamo un portafoglio, avevamo come ente previdenziale dell'impiego pubblico, un portafoglio variegato di servizi di welfare. Che fra l'altro diciamo, faceva affidamento su risorse non dell'erario ma autofinanziate perché era finanziato tramite un contributo dello 0,35% per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, un contributo obbligatorio sulla retribuzione e dello 0,15% per i pensionati, per un totale di risorse di circa 2,2 miliardi di lire l'anno, di euro l'anno, scusate. Queste risorse vengono impiegate soprattutto al 90% per l'attività creditizia, ma poi anche per attività di welfare, politiche sociali a favore degli anziani, come ad esempio il finanziamento, di progetti di assistenza domiciliare in collaborazione con gli enti locali, oppure politiche a favore dei giovani, come appunto i master. Nel corso del 2011 noi abbiamo investito ben 10 milioni di euro su tutto il territorio nazionale, concedendo 4.000 borse di studio per un numero cospicuo, rilevante, circa 120 master convenzionati in tutta Italia. In Lombardia siamo, diciamo, anche particolarmente avanti su questo settore, in quanto abbiamo convenzionato nel 2011 20 master e finanziato 1.400.000 euro, quindi circa 200 borse di studio. Lo scorso anno in pratica abbiamo convenzionato quasi tutti gli atenei della regione, oltre alla LIUC chiaramente anche Bocconi, Cattolica, Bicocca, Pavia e altre. Devo dire che quello con la LIUC Itinerari Previdenziali è un rapporto particolarmente consolidato, un rapporto di collaborazione forte, non solo per quello che riguarda la tipologia dell'offerta formativa, no? Perché il MAPA è stato per diversi anni, se non sbaglio, l'unica proposta in materia di previdenza complementare su tutto il territorio nazionale. E quindi anche molto vicino al nostro core business, ma soprattutto per il fatto che c'è sempre stato in questi anni fra l'ex INPRAP, Itinerari Previdenziali e LIUC, anche un comune sentire, no? Su quella che è la necessità di una diffusione della cultura previdenziale nel nostro paese. Noi come ente previdenziale lo vediamo tutti i giorni quanto c'è questo paradosso, no? Che nonostante tutte le riforme che si sono succedute in materia pensionistica, nonostante i giornali ne parlino continuamente, però poi i lavoratori non hanno nel loro vissuto quotidiano né l'argomento previdenza e l'argomento previdenza complementare. Questa è una cosa che si è molto discussa in convegni, in dibattiti come questi. Adesso c'è anche l'articolo 24, il comma 29, non se non sbaglio, del decreto 201, che sancisce da un punto di vista normativo questo interesse pubblico, interesse dello Stato all'educazione previdenziale e il nostro ente chiaramente si è adeguato, tant'è che nelle linee gestionali dettate dal Presidente Mastropasqua per il 2012 c'è appunto anche un intenso piano di attività formative e divulgative in materia appunto di cultura previdenziale. Per quanto riguarda poi proprio l'aspetto della gestione ex INPDAP, quindi l'aspetto della gestione del lavoro pubblico, noi dovremmo attrezzarci perché negli ultimi mesi io ho sentito un forte interesse da parte dei rappresentanti degli enti locali e delle aziende sanitarie, soprattutto per la materia della previdenza complementare, essendo stato attivato da poco il fondo dedicato a questo comparto, il fondo Perseo. Quindi sicuramente avvieremo un percorso formativo che immagino ci darà ulteriori e nuove
forme di collaborazione, occasioni di collaborazione con la LIUC, con itinerari previdenziali, con tutti gli altri soggetti interessati in questo processo di alfabetizzazione previdenziale che a questo punto ci richiede il legislatore e quindi ci richiede anche il Paese. Grazie e buon lavoro. Grazie.